Venice, 10 years later. Venezia, 10 anni dopo. Il mondo della commedia dell'arte torna a vivere, aggiornato e rivisitato con la compagnia veneta Stivalaccio Teatro. È un gruppo di giovani artisti che sta portando in scena in Italia e in Francia un ricco repertorio sempre all'insegna della storica tradizione italiana. Il loro Arlecchino Furioso è la storia di due innamorati costretti a separarsi che si ritrovano 10 anni dopo a Venezia. Parallelamente seguiamo Arlecchino, interpretato dal regista Marco Zoppello, che corteggia una servetta ma si infuria ad ogni sospetto di infedeltà. Scandisce il ritmo una fisarmonica suonata dal vivo in uno spettacolo che gioca con maschere tradizionali e diversi dialetti. Ciao Moro, guarda che anche se tu compareva via, ti te me paghi stesso. Ma come fa? Ma no, 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 ti te me paghi, altrimenti mi chiamo i gendarmi. Giulio! La stessa cifra stilistica caratterizza la trilogia dei commedianti, Don Chisciotte, il malato immaginario e Romeo e Giulietta, riletti con gli strumenti tipici della commedia dell'arte. È un teatro nel teatro dove due saltimbanchi della celebre compagnia dei gelosi si ritrovano di volta in volta a dover interpretare i testi di Cervantes, Shakespeare e Molière. Ecco allora che i celebri protagonisti tornano a vivere in tre spettacoli all'insegna della comicità e della leggerezza. No, Rossi, nulla di sospetto. Allarme, sergente! Ci attaccano! L'ultima creazione del gruppo si chiama Semi e ci porta in Norvegia, nello Svalbard Global Seed Vault, la banca mondiale della botanica dove vengono conservati semi di migliaia di piante che sarebbero preziosi nel caso di catastrofi naturali. Marco Zoppello, anche autore del testo, si immagina che due eco-terroriste irrompano armate minacciando i due stravaganti guardiani del sito. Sul palco dominano le maschere che qui diventano contemporanee, in linea con questa nuova ambientazione dove non mancano elementi distopici. Chi ci sta nascosto qua dentro, eh?